primo disco è un bel lavoro che ti sta dando soddisfazioni dopo un po' di tempo di assenza dal mercato discografico? Sì, devo dire che la più grande soddisfazione è il fatto che ci sia, nel senso appunto non è scontato, visto che parliamo di mercato discografico, innanzitutto che esista ancora. Beh. Che esista ancora un editore che ha voglia di in qualche modo anche investire in quello che faccio. E non ultima cosa, anzi la più importante, è il fatto che ci sia qualche ascoltatore che sia ancora interessato ad avvicinarsi a quello che faccio. Quindi mi sembra già una meraviglia che noi stiamo ancora qui parlando dopo 15 anni dal primo disco. Non si dice mai figa senza perché. Salto nel tempo invece per andare quei esordi che sono stati più o meno inizio anni 90 e rappresentano un po' quella che è stata la scena romana. C'era un locale che si chiamava Il Locale, se non sbaglio, sono venuto e c'eri te, Max Gazzè, Daniele Silvestri e tanti altri. Devo dire, sono usciti molti dei cantautori che hanno poi segnato la musica italiana. Ma sai, a volte capita che in alcuni momenti e in alcuni luoghi in particolare ci sia una congiuntura astrale favorevole. Nel senso che quel luogo, il locale per l'appunto che hai citato, aveva una serie di caratteristiche uniche. Innanzitutto il fatto di essere stato aperto da un gruppo di artisti, attori e musicisti, che quindi l'avevano in qualche modo aperto non per farci del profitto, ma semplicemente per trovare, per avere un luogo libero dove ognuno di loro poter esprimere i propri tentativi. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia. Il clima era quello che faceva la differenza. Il fatto che ci fossero 200-300 persone che ruotavano attorno a quel luogo sapendo che ogni sera lì sarebbe successo qualcosa, quindi musicisti di passaggio, jam session, ma improvvisate nel vero senso della parola, non questa sera jam session, no. Che è un controsenso in termini, cioè non puoi dire che c'è una ci sarà un'improvvisazione, perché se c'è un'improvvisazione nessuno dovrebbe sapere, se già lo annunci. Pezzo che è nato lì, tuo o di altri, che hai visto nascere? Io come tanti altri avevamo un repertorio di canzoni originali al di là delle serate cazzeggio, per intenderci, no? Cioè, quindi comunque portavamo le nostre canzoni e quindi ovvio che io ho delle canzoni che levo molto a quel periodo. Anche canzoni che sono andate a finire nel mio primo disco, non tutte, ma alcune per esempio sì, così come di Max c'è Quel che fa paura, che è una canzone del suo primo disco, Contro un mondo del mare, che sempre per me sarà la colonna sonora di quel periodo, perché la faceva sempre, diciamo, la hit di quel della metà anni 90, insomma. Di hit, tu sei uno che ha collaborato spesso e volentieri, per esempio una molto bella che si sente e si suona molto è Vento d'estate con Max, che hai citato. È chiaro che quello successe fu che io e Max stavamo registrando il nostro disco, i nostri due dischi.